una parte di venture capital classico, okay, e una parte di investimenti diretti. Perché queste due cose qui? Allora, il venture capital è la parte classica dell'acceleratore. Come funziona? Prima cosa, si decide un settore, ok, che dopo andremo a vedere brevemente quali sono. Poi si fa una call for ideas, cioè nel senso si dice sono aperte le selezioni per le nuove startup, ok? Poi dopo le startup fanno un application, nel senso che si iscrivono, mandano il loro progetto, noi le selezioniamo e abbiamo due sessioni di programma di accelerazione, una autunnale e una primaverile, dove immettiamo queste startup. Prendiamo al massimo 10 startup a sessione e tenete conto che ci arrivano più o meno 1400 progetti all'anno. Per cui la selezione è veramente una delle parti più difficili, impegnative e delicate anche di tutto quanto il nostro processo, di tutto il nostro modello di business, perché è lì che si gioca tutto quanto, nel senso tu con due foto di due founder di 20 anni con i brufoli e 5 righe di progetto devi capire se questa cosa qui può fare milioni oppure no. È veramente difficile, non puoi passare tutto quanto il giorno a parlare con loro, a analizzarlo, per cui c'è bisogno di tanto naso e tanta intuizione. E a mio avviso poter stare di fianco a persone che lo fanno da anni è veramente una gran cosa, perché si impara tantissimo. L'altro percorso di investimenti invece sono quelli diretti, che sono nati naturalmente dopo, perché Faro dopo un tot di anni ha acquistato certe capacità e per cui diciamo è diventata anche in grado di capire lei cos'è che potrebbe andare sul mercato. E a questo punto non si fa più una call for ideas, ma si fa una call for people. Cioè nel senso, diciamo, noi vogliamo fare un progetto su il caffè, ok? Tra l'altro lo stiamo facendo, ok? Se c'è qualcuno interessato a prendere, venire su, noi siamo alla totale ricerca di persone che si vogliono dedicare a questa cosa qua, ok? Dopo magari se volete vi spiego meglio che progetto abbiamo sul caffè. Però questa è l'altra modalità con cui investiamo. Gli investimenti classici del venture capital sono sotto il cappello di questo programma di cui vi parlavo, che si chiama Edge Camp, che c'è due volte all'anno, e adesso è partito quello primaverile. Ci sono 6 startup, e per cui non abbiamo riempito i posti, questo per dire che non è scontato che arrivano 1500 progetti ai 10 posti di riempi, cioè a volte stiamo anche sotto, perché siamo molto severi nella selezione, anche perché diciamo che è molto difficile la parte di uscita, per cui se tu hai un continuo ingresso di startup a un certo punto rischi di esplodere, per cui siamo molto molto stretti e molto severi nei metodi di selezione. Poi dopo, se volete, dopo approfondiamo anche quali sono. Quindi sostanzialmente cosa facciamo? Facciamo due cose: investiamo e acceleriamo in queste startup che selezioniamo. Il nostro programma di accelerazione e il Scamp cosa prevede? A parte di servizi, vitto, alloggio, consulenza legale, finanziaria, facciamo la società assieme, abbiamo l'avvocato, abbiamo il notaio, abbiamo l'ufficio, il parcheggio, wifi, tutta quanta la questione di servizi, per un totale più o meno stimato di 50.000 euro. Collaborazioni con dei partner di tutto rispetto che mettono a disposizione chi serve, chi sconti, chi facilitazioni, eccetera. Più 15.000 euro fondo perduto in cambio del 10% della futura startup. E questo è il nostro modello di business.